Quest'anno abbiamo, per evitare quello che è successo anche l'anno scorso in Capitanata, abbiamo avuto due incidenti stradali con lavoratori, 14 morti, un tributo altissimo che non potevamo consentire che si verificasse ancora. Per cui quest'anno abbiamo costituito in modo inedito in ogni provincia una task force composta da carabinieri dell'organizzazione territoriale della Regione Puglia con i carabinieri dell'Ispettorato del Lavoro. Quindi abbiamo unito le tecniche investigative tradizionali con la capacità tecnica, la conoscenza tecnica della materia dell'Ispettorato del Lavoro, del Comando Tutela del Lavoro, che è stato prodigo di uomini e di risorse. Risultato, in questi 3 mesi abbiamo conseguito i risultati che normalmente si verificavano in 3-4 anni, perché ovviamente abbiamo organizzato un'attività di sistematica di controllo che ci ha dato grossi risultati. Siamo arrivati a oltre 50 arresti in flagranza e un terzo purtroppo di questi arresti riguardavano imprenditori che sfruttavano malamente i poveri malcapitati. Si parla spesso di agricoltura, il caporalato è associato all'agricoltura, però dagli arresti compiuti non è l'unico settore in cui c'è sfruttamento del lavoro. No, non solo. Per esempio, abbiamo acceso un riflettore anche sulla pastorizia. La pastorizia è forse quella in cui il personale sfruttato viveva nelle condizioni peggiori, viveva più o meno alla stregua degli animali che governavano. Sono condizioni inaccettabili. La legge sul caporalato, che funziona molto bene, ci dà gli strumenti per intervenire e i nostri uomini hanno fatto la stessa vita che hanno fatto i braccianti, di fatto. Partenza alle 3 del mattino, percorrevano le strade dove si muovevano i braccianti per andare al lavoro, monitoravano le attività sui campi di lavoro o con le greggi. Dopodiché, una volta constatata la violazione di tutti i diritti fondamentali dei lavoratori, intervenivano e facevano i controlli. Ripeto, un terzo degli arrestati sono imprenditori agricoli, anche se di piccolo cabotaggio. Io credo che questo abbia salvaguardato tutti coloro i quali lavorano in questo settore nel rispetto delle regole, nel rispetto dei diritti dei lavoratori e credo che questo sia servito anche da monito per tutti coloro i quali hanno intenzione di non seguire la strada della legalità. Allora, cosa resta da fare, soprattutto nella provincia di Foggia, che è quella che dà le maggiori preoccupazioni Dunque, adesso? a Foggia abbiamo fatto un lavoro ancora più preventivo perché praticamente abbiamo estromesso tutti i sistemi di trasporto illegali che venivano seguiti. Sono decine e decine, centinaia i sequestri effettuati di mezzi che non avevano più i requisiti per circolare sulle strade e quindi di fatto, ahimè, abbiamo avuto anche un incidente mortale, se forse qualcuno lo ricorderà, ma è capitato con una macchina tradizionale perché ormai non il trasporto su pulmini è stato del tutto abbandonato perché è stato perseguito senza alcuna tolleranza. Quindi resta da fare, è un progetto che noi abbiamo portato avanti con il Comando Tutela Lavoro, è un progetto che ha funzionato, è un modello che vorremmo replicare anche nelle prossime stagioni e anche nei periodi in cui alcune culture richiedono grandi flussi di manovalanza.